Ma piano piano dovremmo entrare. Allora, dovremmo esserci, vediamo un attimo. Ok. Sì, allora, siamo in diretta. Eccoci qua. Benissimo. Oh, buonasera, buonasera a tutti quanti, signori e signori. Siamo alla dodicesima puntata del mio salotto sportivo. E come mercoledì sera, e mi piace sempre, sempre dirlo, ho un ospite d'eccezione ed è esattamente Paola Lezzerini. Ciao Paola. Buonasera, buonasera a tutti. Benissimo, Mi senti? Tutto a posto? Benissimo. ti sento, ti vedo e Allora, ti sento. benissimo, la particolarità di questo salotto sportivo, come dico sempre, è quella di voler parlare dello sport e di tutte le sue conseguenze e tutto ciò che comunque il gesto sportivo ci porta, ci arricchisce nel nostro bagaglio personale, nella nostra vita, nei nostri figli. Però con Paola oggi parliamo di un'altra cosa, infatti. In questa settimana non ho minimamente accennato a cosa volessi parlare con Paola, anche se Paola è una collega, per cui adesso io vi presento Paola, quindi un solito piccolo preambolo. Dunque, Paola è un'insegnante di educazione fisica, è un'insegnante di ginnastica artistica, è stata docente all'Università Lo Iurme di Roma e come tutti quanti le persone che presento ha un curriculum che non finisce più. Sicuramente una persona altamente professionale, è un'ottima direttrice tecnica perché la conosco perfettamente, ma nella sua vita, nel suo curriculum, nella sua esperienza, ha una cosa che a me mi ha sempre incuriosito perché personalmente ho sempre detto che io non l'avrei mai fatto. Dicevo, che fa Paola di così strano? Niente, Paola è, correggimi se sbaglio, è un giudice di gara ed è esattamente nel settore natatorio. Questa cosa mi ha sempre incuriosito, non solo su Paola, ma perché Paola la conosco da tanti anni, ma anche sulle altre persone, perché è una scelta ben pensata, è una scelta che insomma vorrei capire e tu vorrei che tu facessi capire al nostro pubblico. Per cui parto con la prima domanda, semplice, semplice. Perché hai scelto di fare il giudice o l'arbitro? Non so come si dice nel nuoto, qual è il termine più corretto. Vai Paola. Allora, buonasera a tutti innanzitutto. Questa storia di diventare giudici di nuoto, perché si inizia come giudici di nuoto, nasce come tutte le cose belle, come una favola. Ero al liceo e la mia compagna di liceo a Carnevale si veste da arbitro di nuoto, perché il fratello era un arbitro di nuoto, Ah, e io, bene. incuriosita da questo abbigliamento, mi informai su che cosa bisognava fare per diventare abilitato. Ma avevo veramente 18 anni, ero all'ultimo anno di liceo. Questa cosa è iniziata veramente in maniera rocambolesca, perché ho iniziato che ero completamente incosciente di quello che stavo facendo, del ruolo che stavo per rivestire. E inizia così come un gioco per diventare poi un percorso della mia vita professionale, che poi la mia vita professionale è nello sport, perché la mia vita è Certo. stata da sempre lo sport, ma ha ribaltato completamente la mia visione dello sport guardandola da un altro punto di vista, che è importantissimo, comunque importantissimo. E devo dire che ha completato completamente quelle carenze che l'aspetto tecnico dello sport, cioè essere un tecnico, essere un istruttore o un professional trainer, tutto quello che ho fatto poi nella vita mi ha regalato delle proprio zone d'ombra dello sport che invece si riempiono di luce e anche di grande divertimento, perché
fare l'abito è stata una cosa molto impegnativa, un percorso lungo. Ti dico, ho cominciato, avevo 18 anni, ne ho quasi, sto per finire la mia carriera, ma ne ho già 54, quindi insomma è stata ininterrottamente una carriera di parecchi anni. Ti dicevo, è stata lunga, ma veramente anche molto divertente. Ho conosciuto persone fantastiche, ho conosciuto compagni di viaggio, non geograficamente di viaggio, ma di viaggio di percorso, incredibili. Benissimo. Veramente. Andiamo un po' più nel particolare, perché sennò né io riesco a capire, né vediamo di farlo capire alle persone che ci stanno ascoltando. Sei partita quindi a 18 anni da un livello, e immagino sia un livello basic della federazione. Quindi come si chiama questo livello? Allora, mi fa piacere, perché questo, certo, è un buon modo anche per pubblicizzarlo, perché, no, perché è un settore molto, sì, interessante. A parte questo, poi sembra che fare l'arbitro ti si dà il fischietto in mano, no? Ti si insegnano, eccolo, bravissima, ti insegnano due o tre cosine e dopo tu vai o in campo o a bordo piscina. Magari. Non è così, perché tu mi raccontavi che insomma c'è una carriera dietro tutto questo. C'è un percorso, chiamiamolo percorso. Certo, allora si comincia, assolutamente. Allora, intanto si fa un corso regionale che si svolge presso proprio il Comitato Regionale Laziale, nel caso nostro, perché siamo, io mi trovo a Roma, quindi certo, ce n'è uno per ogni regione italiana. Si svolge questo breve corso che, se non sbaglio, sono credo 20 ore circa di lezione, okay, per diventare primo livello di giudice di gara aspirante. E per un anno si andrà in vasca ad operare ufficialmente in divisa, però con il ruolo di aspirante, cioè un ruolo da confermare. L'anno successivo, attraverso un esame, si diventerà effettivi e si entra nell'ambito ufficiale, diciamo, del ruolo di giudice. All'interno di una giuria di nuoto, però, ci sono più ruoli diversi. Ci sono i giudici, che sono quelli, diciamo, adesso te lo voglio raccontare in modo semplice, perché certo, tutti, certo, possano capire. Quelli che tu vedi intorno alla vasca, che controllano le virate, le nuotate, no? Che sono proprio sopra, sì, all'atleta. Quelli sono i giudici. Poi c'è un ruolo che si chiama giudice arbitro, che è colui che dirige la manifestazione e che ha la responsabilità della manifestazione, delle squalifiche, dei reclami, dei ricorsi e di tutto ciò, dei rapporti con terzi. Poi c'è il giudice di partenza, che è quello che chiaramente dalle partenze, certo. Okay. E, dopodiché c'è la cosiddetta giuria, che è il contorno, è la cornice, ma effettivamente è la cornice che davvero opera in maniera sempre molto fattiva. Quindi, e nel una mio gara percorso, di nuoto, una gara di nuoto, scusa, quanti siete sul piano vasca? Allora, se parliamo di una gara nazionale, un campionato, sì, italiano, sì, assoluto, sì, vogliamo parlare di una gara importante, sì, una gara, siamo circa 26. Ah. 26. Tra i 23 e i 26 giudici. Sì. Neanche io lo sapevo. Senti una cosa, ma invece, poi scusa se ti interrompo, ma la partenza, che una volta non c'era il rilevamento elettronico, no? Sì. Quando si dava il via. Dispositivo di partenza, sì. L'atleta stacca dal blocco. Blocco di partenza. Sì, c'era anche lì il controllo, chi faceva la falsa partenza. La, no? Falsa partenza, no, è certo. Quello c'è ancora questa cosa? La falsa partenza viene viene sanzionata nel momento in cui l'atleta parte prima dell'emissione, certo, del segnale di partenza. Ora, in gare di livello, l'emissione del segnale è un bip dato da un dispositivo meccanico, chiaramente non è più il fischietto che si usa nelle gare, diciamo, di livello regionale o minore. Naturalmente questo sistema, essendo elettronico ed essendo quindi automatico, ci permette di valutare in maniera migliore la falsa partenza. Ma la falsa partenza, ad oggi, in Italia parliamo, viene sempre stabilita a viso, cioè ad occhio. Poi naturalmente viene confermata, certo. Ok, ritorniamo a quello che stavi dicendo. Quindi il percorso, sei partita quindi dalla base. Sei dal livello base. Okay. Poi hai fatto il primo anno di aspirantato, si fa l'esame, si diventa effettivi e da quel momento inizia quello che vuoi fare. Allora, ognuno di noi ha delle attitudini, secondo me, no? C'è chi non se la sente di affrontare ruoli importanti perché non ha
ci vuole una certa forza. Tu lo sai come qual è l'aggettivo che si aggancia sempre al sostantivo arbitro? Lo sai, no? È cornuto l'arbitro di solito. Questa è una cosa che si prende le parolacce del pubblico, perché si prende gli impropri dei tecnici, perché è uno anche che nel nuoto, anche nel nuoto succede questo, anche nel certo, nuoto. Certo, direi proprio di sì. Arbitro è arbitro. L'arbitro è... Devo dire che il nuoto è un ambiente molto elitario, sì, molto corretto, c'è cioè molto un po' perplex. Più garbato. Personalmente non ho mai visto alcuna scena... Devo dirlo, devo certo, essere. Certo. Però, no, se paragono il nuoto al calcio farei un errore clamoroso, no? Chiaro. Però insomma, bisogna comunque caricarsi di alcuni oneri abbastanza importanti. La gestione dello stress durante una manifestazione importante è carica, quindi bisogna essere anche. Allora, non tutti hanno questa propensione verso quel tipo di carriera e si rimane tranquillamente nella zona, diciamo, di giuria. Quindi quelli che dicevamo prima sono intorno alla vasca e controllano la nuotata. Come avviene la carriera? Dipende da quanto voglia hai, perché questo è un ruolo cioè dove si richiede molta professionalità, ma naturalmente non è un lavoro, okay? Quindi anche il guadagno è un guadagno relativo. Certo. Allora, molti iniziano pensando di poter guadagnare, quando poi si rendono conto che è un rimborso, semplicemente un rimborso, un gettone, come si chiama nell'ambito sportivo, capisci che lo devi fare non certo per ambizioni economiche, ma forse perché veramente passione, senti che però stai facendo qualcosa, sì, qualcosa certo, che ti piace e che soprattutto ti viene bene, ti viene facile. Tu la mattina ti svegli alle 7 la domenica per andare a prendere secchiate d'acqua dappertutto, improperi dal pubblico, per niente. Allora, devi avere uno spirito, devi avere anche delle motivazioni. Sì, ci vuole una forte motivazione. Tu prima hai fatto un paragone col calcio. Io ho assistito a partite di pallone dove gli arbitri, cioè la parola cornuto, passatemela, era la cosa più gentile, più gentile che il pubblico potesse dire, insomma. Però gli ambienti sono un po' diversi, sono più chi è più colorato, chi assolutamente meno colorato, insomma. Grandissimo fair play. Certo, quindi e tu dove stai qui? Allora, io il mio ruolo adesso, diciamo, principalmente in campo italiano, sono un giudice arbitro. Abbiamo delle magliette di colori diversi per essere riconosciuti. Okay. Il giudice arbitro è una maglietta blu, l'OET, il giudice di partenza è una maglietta rossa e la giuria invece è sempre completamente vestita di bianco. Il giudice arbitro non ha una posizione durante la manifestazione, a parte il momento della partenza, che sta sulla linea di partenza, può muoversi, anzi deve muoversi principalmente perché ha molti ambiti a cui doversi rivolgere e da cui spesso viene chiamato. Quindi ha libertà di movimento, comunque sta in vasca. Quindi siete anche un organo di controllo? No, noi siamo assolutamente, no, noi siamo semplicemente un organo tecnico, sì, un organo tecnico. Perfetto. Ok, anche come hai detto che ti muovevi per la vasca, quindi immaginavo una sorta di non siamo giustizieri, non siamo, cerchiamo di essere giusti, ecco questo senz'altro, certo. Cerchiamo di fare il meglio per essere giusti. Ma ti hanno mai detto cornuta così? No, meno male, non l'ho mai sentito, me l'avranno detto ma non l'ho sentito. Ok, l'hanno detto a denti stretti. Senti, sì, ma pure a denti aperti. Chiaramente, no? Chi fa l'arbitro, chi fa il giudice, a un certo punto un errore gli sarà capitato, ok? Quindi se questo errore, non voglio sapere dove, come e quando, se questo errore ti è capitato, te ne sei accorta? Te lo hanno detto? Come ti sei sentita? Qual è stato il tuo atteggiamento? No? Adesso l'errore su una gara... Non so, di nuoto potrebbe essere quello di aver preso il tempo in una maniera diversa, in ritardo, in anticipo. Mi immagino quando l'elettronica, no? Come hai detto tu prima, a livelli più regionali, magari non c'è l'elettronica perché le vasche sono quelle dei centri sportivi, per cui immagino che il giudice sia lì col cronometro, come tocca la vasca, deve dare l'ok, lo sto. Quindi magari anche lì i 2 secondi, un secondo può fare un po' la differenza. È mai capitata questa cosa?
Allora, apro una piccolissima e brevissima parentesi. In Italia abbiamo una federazione che si occupa del cronometraggio, che è la Federazione Italiana del Cronometraggio. Quello che tu dicevi di rilevare i tempi è una cosa che non compete alla giuria. Cioè, ci sono proprio delle figure professionali federali della Federazione Italiana, e quindi, ma tornando all'argomento che è una domanda, questa che mi fai è una domanda un po' intrigante, perché io sento a credere che ci sia un arbitro che nella sua carriera non abbia commesso errori. Assolutamente. Dagli errori si possono fare soltanto grandi miglioramenti. E quindi, certo. Se io ti ammetto sinceramente, spero di averne fatti il minor numero possibile, certo, e di aver sanato quando possibile l'errore. Quindi non c'è nulla di male a dire che qualche volta può essere successo di aver sbagliato. Però qui subentra quella famosa attitudine di cui ti dicevo, cioè Certo. l'arbitro deve essere una figura terza che nell'errore non deve dare vantaggio a nessuno o svantaggio a qualcun altro. Quindi, qualora dovesse essere successo che personalmente ho sbagliato, ho sempre cercato di resettare l'errore laddove possibile e ritornare nelle condizioni di omogeneità di valutazione. E questa è una cosa molto Assolutamente. importante, perché Beh, certo. il fatto che me lo abbiano fatto notare o che io me ne sia resa conto da sola è relativo. La cosa importante è aver reso credibile la propria immagine nei confronti di coloro che avevano avuto o potrebbero aver avuto uno svantaggio nell'errore Certo. che ho cagionato, chiaramente. Certo. Nel Senti. Vabbè, nuoto, sai, gli errori sono abbastanza. Può succedere. Noi abbiamo gare in un come campionato italiano assoluto a 5 giorni di gara, con 5 ore la mattina e 3 ore il pomeriggio. No, no, Cioè, no, ma la per percentuale di errori si può anche alzare. Per certo. fortuna, devo dire, magari in età giovanile, quando eravamo ragazzini e facevamo i campionati regionali, magari sicuramente qualche errore, ma veniale, veniale senz'altro, Certo. senza nessuna. Dunque, se non sbaglio, ho letto che tu sei arrivata fino ai mondiali, giusto? Sì, A svolgere il tuo ruolo. Qual è il tuo obiettivo a questo punto? Perché i mondiali li abbiamo fatti. Dai. i mondiali li abbiamo fatti, ho fatto tante belle cose, Danilo. Ho veramente girato il mondo, ho visto manifestazioni Perché poi, meravigliose, scusa, per dare un segnale anche ai giovani, scusa se ti interrompo, hai detto una cosa molto bella, ho girato il mondo. Quindi, rispetto a quello che dicevi prima, che questo tipo di attività magari non è un lavoro, no? Perché si parla di gettone presenza, però ti potrebbe dare la possibilità di girare, assolutamente, che no, non è una è cosa, meraviglioso secondo me, da girare, scontare. ma vedere anche realtà diverse da quella italiana, Certo. no? Che sono stupende, dagli Stati Uniti alla Cina, è meraviglioso. Allora, io sono alla fine della mia carriera, perché il mio quinto mandato internazionale sta Ah. per scadere nel 2022, quindi diciamo che oltre ai mondiali di importante, ho fatto anche le universiadi, ho arbitrato le universiadi, che sono la seconda manifestazione più importante dopo le Olimpiadi. Chiaramente le Olimpiadi mi sfuggiranno perché saranno nel Aia. 2020, vabbè, quelle del 2021, quelle che sarebbero state quelle Sì. del 2020, non ero io l'arbitro designato, e se le prossime 2024 sarò già fuori. Quindi diciamo che l'obiettivo delle Olimpiadi mi è sfuggito della carriera, Mannaggia. ma non ho rimpianti, nel senso che ho fatto proprio numericamente tante Beh, manifestazioni, decine di europei, dalle età di tanto, 18 anni tanto. fino ad oggi, ai tuoi 40 anni, ne hai Devo fatte, dire insomma. che è stato un percorso, non ho raggiunto proprio l'obiettivo, quello che tutti noi sportivi vorremmo raggiungere, però devo dire che ho fatto molto e Quindi. spero di averlo fatto bene. Ecco, questa è la cosa che spero di Senti, e poter dire. quindi in virtù di questo lo rifaresti a domanda risposta? Questo il mio Questo percorso non percorso, solo certo. lo rifarei, rifarei tutto compreso gli errori, perché è stato un percorso pieno di cose, pieno di persone meravigliose, di ambienti sani. Lo sport è un ambiente molto sano, e quello arbitrale ancora di più, perché sono tutte Certo. persone molto particolari, dove hai capito qual è, deve essere la priorità, l'obiettivo principale Sì, andando ad certo. arbitrare. Quindi Senti. persone, luoghi, ambienti, situazioni veramente molto belle, e quindi sì, rifarei tutto senza cambiare niente. Lo consiglierei? Niente. Sì, lo Mi è guarda.
Lo sai perché ti chiedo questa cosa? Perché forse proprio tu l'hai messo tempo fa su Facebook, c'era una campagna da parte Sì, della bravo. federazione per la Sì. ricerca di Di ragazzi, di nuovi persone, giovani, di sì. nuovi giudici, arbitri. Quindi quella cosa, da lì è nata l'idea. Quando io ho letto quella cosa, è nata l'idea quella di invitarti al mio salotto perché mi aveva incuriosito quel lancio pubblicitario, quella richiesta di Come no? quell'aiuto, no? Certo. Quella richiesta perché magari probabilmente, come dici tu, c'è un cambio per cui servono figure nuove, ragazzi, Bravissimo, giovani che possano bravissimo. continuare le vostre orme. E Proprio quindi lo così. consiglieresti a questo punto? Non solo lo consiglierei, perché allora, per quelli che sono nell'ambito sportivo è un quid che migliora la nostra qualità morale, etica, oltre che quella tecnica che ognuno di noi. Ma molti, devi sapere questa cosa, che molti che frequentano, molti giudici di nuoto non hanno Certo. nulla a che vedere con lo sport. Per esempio, molti sono genitori di atleti. Molti sono, non lo so, ti parlo dei miei colleghi internazionali, diciamo della mia regione. Abbiamo un ufficio del personale di una banca, un chimico, una maestra. Abbiamo delle realtà così diverse che, lo dico, è aperto a tutti. Cioè, non bisogna essere degli sportivi, degli ex sportivi, non bisogna rilasciare documenti, titoli. Cioè, bisogna avere dei requisiti minimi, sono la cittadinanza europea, bisogna avere un'età minima di 16 anni e massima di 50, Infatti io non un ci titolo di riesco più. studio, Danilo, mi dispiace, Se no l'avrei provato. bisogna, guarda, non vorrei sbagliare, mi pare con un titolo di studio della licenza media Media. inferiore. Quindi proprio parliamo di requisiti minimi. Poi Certo. naturalmente la carriera è una cosa che ognuno di noi se la costruisce da solo, in base alle proprie Certo. capacità, Ma ma anche in la base alla possibilità di farlo disponibilità, immagino, no? Perché e della comunque disponibilità. ti Bravo, viene chiesta bravissimo. anche periodi lunghi, per cui gente che lavora magari. Più che periodi lunghi, Danilo, sabato e domenica. Quante persone sono Certo. disposte a rinunciare al proprio sabato e domenica con la famiglia e con le Solo realtà chi personali? come noi ha tanta passione e tanto amore Bravo. per cui Bravissimo. No, anzi, sicuramente. la lancio questa cosa. Il gruppo ufficiali gara del Lazio aveva proprio promosso avevo messo questa locandina perché noi abbiamo bisogno di giovani. Sì, no, no, Giovani, infatti mi lo fa presentiamo anche nelle piacere. scuole. Sì, Ma mi fa piacere perché anzi. poi è quello che hai detto tu prima, è un ambiente sicuramente pulito dove i Sano. ragazzi possano, sicuramente Sì. potrebbero trovare un ambiente rispettoso, pulito, educato, garbato. E parlo un po' di parte perché comunque il nuoto a me piace, l'ambiente, è stato sempre una delle mie componenti. Insomma. Quindi, anche se, ripeto, nelle mie esperienze di calcio, purtroppo tanti anni fa, seguendo mio figlio, incontrai un arbitro donna e devo dire la verità che mi sono così vergognato per lei, Porella, perché fu attaccata dal pubblico, puoi immaginare come. Quindi lì è pesante la situazione, fu molto, molto, molto pesante, perché poi purtroppo accadono L'abbiamo queste. detto subito, Sì, l'abbiamo detto, accadono era la prima queste. cosa che abbiamo detto questa. Assolutamente. Senti, tutto quello che noi nella vita facciamo, lo facciamo perché ci crea emozioni, perché ci crea piacere, ci dà gioia, ci dà felicità. Ma quali sono i valori che tu hai tirato fuori da questo corso? Quindi, per questo stiamo parlando da giudice, arbitro. Quindi non da insegnante di educazione fisica, ma proprio dato che ti sei approcciata poi a 18 anni, no? Per cui un'età che, oddio, a 18 anni vado a fare l'arbitro, probabilmente perché volevi guadagnare quelle 30.000 lire, adesso non so, vado indietro con le lire, però 500 lire, che 30.000 lire, ok, 500 lire a turno si guadagnava. quali sono i valori? Cosa ti ha insegnato? Quali valori? Allora, tu mi stai chiedendo una cosa molto personale, nel senso che io a 18 anni, chi mi conosceva a 18 anni sa che ero selvaggia. Io ero proprio una di quelle che aveva bisogno delle regole e uno dei principali valori a cui attribuisco la federazione è al ruolo che poi invece, e poi l'ho fatto proprio mio, ho capito che invece era una cosa importante per me, era il rispetto delle regole.
E il primo valore, il più importante, è il rispetto delle regole sempre, di fronte ad ogni situazione, anche di fronte alla scelta più impopolare, il rispetto di quelli che sono i regolamenti, che sono il ruolo, diciamo, dell'arbitro prioritario. E questa è stata la prima cosa. Il rispetto delle persone, a qualunque livello, che possono essere i genitori, gli atleti, i media, i tecnici, i rappresentanti della federazione, il rispetto di ogni ruolo, perché ogni ruolo ha... sentirsi arbitro non significa sentirsi sopra tutti e quindi certo. Dettare, assolutamente no. Sta lì soltanto come una forma di coordinamento, ma ogni ruolo ha il meritato rispetto. E questa è un'altra di quelle cose che secondo me i giovani... Mi dicevi i valori per i giovani, il rispetto dei ruoli è proprio fondamentale. Sì. Rispetto dei regolamenti l'abbiamo detto. E poi c'è la terza cosa che è, secondo me, l'aspetto più sentimentalistico che io ci voglio mettere in questo ruolo, che è stato aver scoperto nelle persone più incredibili lati umani che non mi sarei mai aspettata. Sì, insospettabili. Quando tu condividi con delle persone questi eventi, eventi molto importanti, molto pesanti, ci sono state gare difficili, non sono sempre state tutte molto semplici e tutte belle, abbiamo avuto anche situazioni complesse da risolvere. Le persone con le quali tu stringi questi rapporti, che stanno, collaborano con te e sei, è una squadra di fatto che lavora, ti aiuta moltissimo a valorizzare i ruoli e soprattutto a rendere tutti partecipi nello stesso modo allo stesso evento, che secondo me è una delle, per quanto mi riguarda, io sono una che lavora in team, cioè io non sono un individualista, quindi per me lavorare in team significa avere il massimo, e questo è uno delle, è una delle cose che più, alla quale do più valore, proprio che devo ringraziare la federazione che mi ha consentito di portare avanti questo percorso, perché è stato veramente molto molto bello. Molto bello, belle parole Paola. E dato che in questo momento, dopo questa pandemia, tutto si è fermato, no? Sappiamo bene che la ripresa è molto difficile, molto lenta. Quali sono le gare che sono saltate, importanti, e quali sono le gare che si aspettano che si possano rifare, riavviare? Ci avete già in mente un calendario nazionale, internazionale? Sì. Sperando... Allora, noi come arbitri non abbiamo in mente niente, nel senso che noi ci adattiamo a quanto quelle che sono le direttive che la federazione ci impone. Allora, abbiamo saltato un campionato italiano assoluto che era ad aprile, se non sbaglio, sì, forse era marzo quest'anno perché c'erano le Olimpiadi, era marzo, proprio era a metà marzo. Io l'ultima gara importante, l'ultimo meeting internazionale l'ho fatto a metà febbraio, era a San Marino, dopodiché è saltato un paio di meeting internazionali estivi che si svolgevano open per le qualificazioni, validi per le qualificazioni olimpiche, e poi naturalmente Sette Colli e Olimpiadi, che a Roma sono, il Sette Colli a Roma è un evento molto importante, sì. È un evento internazionale, e le Olimpiadi. La federazione ha confermato da pochi giorni che avremo il Sette Colli misto ai campionati italiani assoluti in data 11-13 agosto. Farà questo grande sforzo di riunire. Le modalità sono ancora un po', non le ho ancora messe a fuoco, nel senso che non ho guardato insomma, come si svolgeranno, però avremo questo campionato importante. E mentre per l'attività regionale, dal 20 di luglio proverà l'attività regionale a ripartire con dei piccoli campionati regionali, anche perché c'è bisogno di uno stimolo per questi ragazzi che sono stati abbandonati praticamente. Sì, anche poi tutto sommato il nuoto non ha anche questa capacità di svolgersi in un ambiente acquatico con la presenza del cloro, e quindi questo lo hanno detto molte volte. Ma le linee guida sono uguali per tutti gli sport. Solo la fortuna nostra è che si faranno all'aperto, e questa è stata allo stadio del nuoto. All'aperto e con gli elementi chimici dell'acqua, insomma, in teoria ci dovrebbe essere più garanzie. Poi le linee guida stiamo sono aspettando quelle, insomma, del nostro governo, e noi ci rimettiamo a quello. Come dicevi prima, le regole vanno rispettate. E quindi noi dobbiamo attenerci. Bene Paoletta, io
questa intervista è molto, molto piacevole, è stata molto per me illuminante, perché ti ripeto, da quando sono piccolo io l'arbitro lo voglio fare, anche quando giocavo a pallone con i miei amici c'era sempre, dice, che fa l'arbitro? Io no. Perché poi c'era questo credo, una figura, no, arbitrale, quindi insomma mi hai aiutato a capire, spero alle nostre persone che ci stanno seguendo, un po' che il ruolo invece nasconde tante cose belle, tante emozioni, tante esperienze, perché ritorno su quello che hai detto prima te, e lo giro ai giovani, il fatto di girare il mondo facendo e svolgendo un'attività come la tua, insomma, non è da poco, quando oggi tanti ragazzi magari non hanno neanche le possibilità per farlo, quindi perché non sposare attività federali come insomma, l'arbitraggio o il cronometrista o altre cose, per poi avere la possibilità di poter girare un pochettino. Quindi mi sembra una cosa molto importante. Bene. E se lo vuoi dire, se qualcuno volesse aderire all'iniziativa del Comitato Regionale Lazio, sul mio sito trovano la locandina dove ci sono i numeri e le mail per poter iscriversi. Perfetto, al quindi corso, sulla tua che pagina, quest'anno faremo. La tua pagina. Sì, sul mio profilo Facebook, sì. Ah, ok, quindi Paola Lezzarini, profilo Facebook, per chi fosse interessato a cominciare a capire cosa vuol dire. Sarei felicissima di vedere un bel gruppo di giovani. Perfetto, Paola, io ti ringrazio. Come mia abitudine, allo scadere dei 30 minuti lascio l'ospite. E sei stata molto carina, ti ringrazio della tua disponibilità. Grazie a voi. Signori, grazie il prossimo a appuntamento a mercoledì alle ore 21. Danilo vi saluta, il Salotto Sportivo vi aspetta la prossima settimana. Arrivederci. Ciao Paola e grazie. Buonasera. Ciao, buonasera.